Salve bella gente, qui Gabby e ben ritornati su The Escapist. Mi hanno ribeccato e stavolta non sono stati tanto buoni con me. Mi hanno buttato dentro una prigione ancora più difficile dell'altra. Senti Black Death, dobbiamo ricordarti che Stalag Flucht, così si chiama la prigione, è una prigione famosa per portare dentro i detenuti che scappano spesso. Perciò se stavolta hai un piano per scappare, pensaci bene. Adesso preparati perché sarà un freddo e lungo inverno. Perché? Perché siamo in Siberia, i lavori forzati in Siberia ci hanno messo. Io sono un buon amico del mio compagno di cella, amico amico, e vado subito a vedere cosa ha per me. Ah, perfetto, carta igienica, sempre utile. Non si sa mai, potrebbe venirmi un attacco di quelli. Abbiamo anche una saponetta e una combat sheave. Ah, si tratta bene il ragazzino. Tutte cose molto buone e anche un libro. Ok, queste cose le vado a mettere da me, sperando che l'amico non me le rubi, come al suo solito. Ok, adesso abbiamo pure un'arma, stiamo iniziando proprio bene. Ok, vediamo un po' cosa Morgan X fatto. Gucci Boy sta complottando qualcosa, riesco ad annusarlo. Dagli una bella lezione e fai vedere chi comanda. Ma certo, il maschio alfa è qui. Il maschio alfa sono io. Vediamo cosa anche testa d'uovo, perché adesso sono in vena di favori. Ancora una volta, quel catafratto di Ripre per il sociale ha confermato di nuovo di essere un buon tempone, un grande ladrone, e quindi anche lui devo pestarlo? Ok, diventerò l'Arnold della situazione, pesterò tutti? Terminero? Va bene, accettiamo anche questa, devo prendere anche l'attenzione delle guardie, questa è una quest molto semplice. Perfetto, vediamo cosa ci vende la Megu che gli ho appena rubato, ma vediamo magari... Piedi di porco, non mi sento abbastanza Gordon Freeman adesso per comprarlo. E due Razor Blade che possiamo vedere dopo. Dopo la chiamata cercheremo di pestare le persone, così poi possiamo un attimo rendere la situazione un po' più calda in questo inverno e cercare un po' qualche via di fuga. Infatti siamo nuovi in questa casa, in questa nuova prigione, e dobbiamo un po' studiarci la situazione. Diciamo che per questa volta mi prenderò un bel paio di cucchiai. Il piano che ho adesso mi serviranno, quindi prendo solo i cucchiai. Al momento cercheremo soltanto di corrompere il nostro amico amico. Sarà il nostro unico amico in questa situazione. Mi avete anche scritto nei commenti che se noi parliamo tanto con una persona e alziamo la sua opinione, possiamo dopo reclutarla per qualche lavoretto speciale. Ok, è finita già l'ora di mangiare e adesso dovrei andare al lavoro. Sì, abbiamo un lavoro e mi hanno retrocesso. Stavolta non sono più in lavanderia, ho un lavoro ben più dignitoso. Ecco, devo prendere la mia Nimbus 2000 e cosa devo fare? Devo rendere questa prigione splendida, splendente. Diciamo che devo togliere tutte le erbacce di questa prigione. Oddio lo sporco, io sono un perfezionista. Ah, che umiliazione per me. Il re della fuga è costretto a fare questi lavori. Hanno veramente distrutto il mio spirito goliardico e voglioso di scappare. Queste punizioni sono veramente orribili. Ma almeno ho guadagnato un paio di soldi. Oh, amico amico, che ti hanno fatto? Che ti hanno fatto? Non aveva niente di speciale, è un poveraccio anche lui come me, quindi niente, non ho niente da rubargli. Ributto dentro la mia Nimbus e passiamo agli affari. Ora che abbiamo completato il lavoro in fretta, dobbiamo forse concentrarci sul pestaggio, sul depistaggio di varie persone. Gucci Boy. A questo punto, amblimblone, becco il primo che mi capita. Swag no, Brad Pitt non è lui, amico amico non è... Di pre per il sociale! Ok, ok, aspettiamo soltanto che sia una zona senza guardie e pestiamo, oh, proprio nella sua cella. Dai di pre, dai di pre, dai di pre. Sì, ce l'ho fatta, sono rimasto con 3 di vita, ma di pre avrà finito di fare le sue artistiche composizioni. Guardatelo, catafratto a terra di pre. E ha anche un po' di nastro adesivo. Ottimo, ottimo. Tutto bene, abbiamo pestato di pre, dobbiamo trovare il suo collaboratore preferito, Gucci Boy. Eccolo qua, Gucci Boy, che si mantiene allenato, perché sennò non riesce a mangiare pasta col tonno. Allora, stiamo facendo un bel po' di esercizi su questi tappetini yoga. Aspettate, devo controllare cosa ha pelato bello. Ok, niente di bello. E voi non sapete cosa ci fanno fare quando spengono le telecamere. Ci fanno nuotare in una piscina di catrame e olio. Allora, io, dato che adesso è tempo libero, direi che adesso lo passo ancora un po' ad allenarmi. Devo farlo. Sono già scappati tutti però, perché devo aumentare la forza per il lavoro che dovrò fare a breve. Quindi siamo a 12, siamo a 13, siamo a 14.
Sono esausto, direi, e questa volta sono sorpreso che non ci hanno mandato alle docce. E adesso riposiamoci un po' nelle docce, ok, sono abbastanza in forza per pestare altre nuove persone che mi capiteranno a tiro. Gucci Boy, perfetto, perfetto Gucci Boy, nessuno mi ha visto, ma è fortissimo Gucci Boy. A forza di mangiare pasta col tonno, ha sviluppato di quei muscoli. Ok, 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 no, non sono stato io. È vero, potremmo utilizzare le guardie. Liberiamoci di questa guardia e adesso facciamoci pestare da Gucci Boy. Ok, ok, guardie, guardie Gucci Boy. È preso da una crisi di pasta dal tonno. Gucci Boy, perfetto. Ha un calzino? Oh, questo calzino è ottimo per un'arma che devo sviluppare. Mamma mia, due pelati che si pestano lì, ottimo. E ci prendiamo pure la saponetta. Andiamo su crafting, uniamo il calzino con la saponetta. Mi serve 3 di intelligenza. E adesso come faccio a diventare più intelligente qui? La maestra mi aveva sempre detto che dovevo studiare come creare un calzino con una saponetta. Come mai sono così stupido? E allora niente, li nascondo in questo water. Devo ricordarmi comunque della stanza. Morgan! Morgan! Capello blu. Ok, vuole un accendino. Portiamogli anche questo. Perfetto, perfetto. Adesso però dobbiamo ripestare Gucci Boy. È scappato una volta, ma non due, non due. Perché ho pestato le guardie? No! No, 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 no! Degli oggetti... Il mio nastro adesivo! Era così buono avercelo! Le erbacce devo estirpare adesso. Come diventare uomini ricchi in prigione? Estirpando erbacce. Devo dire che questo è un lavoro facilissimo. Mi piace tantissimo che ci metti 2 secondi e abbiamo tutto il tempo di concentrarci su un'altra cosa. Prima vi ho detto che dovevo diventare più forte. Perché? Perché adesso andiamo nella nostra cella. Eccola qui. Tiriamo un attimo via questa cosa. Iniziamo a creare, sì, con un cucchiaino, pian pianino. Facciamo un bel buco per terra. Io vorrei riuscire ad uscire da sottoterra come una talpa esperta. Ok, 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 ok. Ma cos'è? La megua... Sbaglio, la megua ha piantato una piantina. Io ve lo giuro, ho visto la megu che è andato a piantare una pianta. Cioè, per farmi fare più lavoro, no, no. La estirpita è quella pianta, col cavolo. Comunque il buco si sta formando sempre di più. Però le guardie, se vengono nella mia prigione, lo vedranno. Quindi dobbiamo nasconderlo magari in questo modo. Ok, questa è una quest molto semplice, perché ci dice di distrarre le guardie la prossima mattinata. Soltanto che dovrò liberarmi degli oggetti illegali che mi sono procurato. Anzi, non ce ne ho, a parte la shiv, che nasconderò nella mia scrivania. Poi so dove nasconderle. Sto pensando dove nascondere le cose. Questa notte ovviamente non possiamo uscire. E questa volta abbiamo un compagno di cella, l'amico amico, che è rumoroso, russa un casino. Russa così forte che non capisce tutte le cucchiaiate che sto spalando. Siamo all'80% per questo buco, perfetto. E dovremo pensare a come ottenere una pala. Sì, a chi dovrò chiederla? Non c'è qualche altra talpa in giro come me? La talpa, mi chiamavano la talpa. Ok, il buco è creato, possiamo scendere. Vediamo un po'. Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Sono qui, ragazzi, sono qui. Sono qui. Vediamo cosa abbiamo. Tanta bella roba nella nostra cesta, devo ammettere. No! No, scusami, amigo! Scusami, amigo! Scusami, amigo! Scusami, amigo! Ho pestato l'amigo, si è svegliato! Faceva finta... Dorme con un occhio chiuso e un occhio aperto! Merda, e ho perso anche soldi! Ops, mi sono anche scoperchiato la coperta, così adesso... Sì, morirò di freddo, assiderato, vabbè. La metto qua in chest. Ok, ci aspetta una nuova giornata siberiana. Siamo nei nostri igloo, ma è finita la giornata. Credevo che fossi mio amigo, e invece non sei mio amigo. Allora adesso, dato che non abbiamo praticamente niente da perdere, distraiamo le guardie. Perfetto, soldi per me. E corriamo. Corriamo, vado in isolamento. Sono arrabbiato, sono arrabbiato. Ok, altro favore, mi becco le botte, sono al 98, mi prendo un headshot in testa. Di certo non è che mi prendo tutte le botte del mondo gratuitamente, no. Ok, ditemi che avete altri cucchiai. Perfetto, si è rinfornita bene. Con tutti questi cucchiai devo proprio dire che andiamo benissimo. Pestatemi, pestatemi, sì. Ormai sono un veterano qui con... Questo vetro affilato è mio! No, tu non hai visto niente? Black Dead non ha toccato. Infatti poi è ora di lavorare, ragazzi. Ok, con questo vetro e un po' di nastro adesivo potremo farci un'arma letale, devo dire. A questo punto rimetto un attimo un cucchiaio, posso prenderlo quando voglio.
E forse andremo da Dipre a comprare qualcosa, dato che voglio un'arma potente. Dovremmo uccidere e tagliuzzare qualche poliziotto per ottenere delle chiavi che ci servono. Ma anche per quelle devo escogitare qualcosa, perché se mi vedono con una chiave addosso è un bel problema. Lasciamo dentro i cucchiai per dopo, li metto tutti in chest, andiamo a fare il nostro lavoro. Mia mamma mi aveva sempre detto che ci sapevo fare con l'erba. E mi sono ridotto a fare il lavoro più nobile del mondo. Cosa fai? Guarda la mia... Io ve l'ho detto, quello pianta erbacce. O se le fuma o le pianta. Cacao, ma... Guarda, toccano! Non toccate le mie piante, ci pisciano sopra. Le avete scambiate per dei cespugli? E vi dirò di più. Al diavolo sta Nimbus, la butto per terra e la pulisce qualcun altro. Ci sarà l'addetto alla pulizia di Nimbus. Swag, 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 swag... Niente che mi interessi. Aspetto il prossimo. Avanti il prossimo. Bravo agente. Questi si comportano sempre male. Me lo porto via nelle docce. Lo lascio lì. Devo vedere un attimo cosa testa d'uovo. Oh, l'accendino. Me l'avevano chiesto l'accendino, ora che ci penso. Fammi vedere. Sì, Morgan X fatto. Ok, vediamo se c'è Morgan. Eccolo qua Morgan. Diamogli l'accendino subito. Scusami amico. Ecco il mio regalo per te. Dammi i soldi. Bravo Morgan. $24 per noi. Torniamo attivi ragazzi. L'attività esercizi a nastro. Devo diventare veramente un corridore veloce se voglio riuscire ad uscire. Porco cane, lasciatemi un attimo in pace. Vattene via, puffo blu. Questo mi serve, anche questo mi serve. È una cosa che mi serve per fare della carta paste e per prendere la forma di alcune chiavi. Dopo vedrete. Adesso mi serve la carta igienica Deluxe Edition. Vediamo se la troviamo da Dipre. Sì, lui si concede sempre i lussi sfrenati. Non stavolta. Dipre mi hai deluso. Vado un attimo nella mia cella e vado comunque a mettere dentro. Non so dove andare per diventare più intelligente qui dentro. Come farò a craftarmi le cose in questa prigione? Forse dobbiamo fare tutto con i mezzi di fortuna? Ok, un'altra volta devo pestare Dipre, mi piace. È lui che vuole essere catafratto alla fine. Guardate quanto pulito è questo luogo innevato. Quanto pulito, mamma mia. Anche d'inverno, come fa a crescere la natura d'inverno? Un'altra giornata è passata. Prima di andare alla chiamata notturna di questa giornata, direi che mi riprendo altri cucchiai, perché devo averne il più possibile per scavare stanotte. E adesso vi mostrerò anche la mia idea. Per fortuna non hanno cercato la mia, perché mi ero dimenticato di nascondere il nostro adesivo. Bene, amico, va a dormire, che qua c'è da lavorare. C'è gente che lavora anche di notte. Allora, intanto devo prendere il mio nastro adesivo e buttarlo nel cesso. In questo modo le guardie non noteranno che è lì. Ok, per fortuna mi portano sempre nuovi cuscini, io sono contento. Perché non dormo bene se non ho almeno 4 cuscini sotto la testa io. E ok, uniamo il tutto come mamma mi ha insegnato. Ma siamo stupidissimi, ci siamo instupiditi. Una volta lo sapevo fare, ma cosa ci vuole? Non posso fare niente. Ragazzi, se avete dei consigli nei commenti di come sviluppare il mio quoziente intellettivo, mi fate un piacere. Dai, questa notte almeno ci dobbiamo fare un nuovo spazio per stanotte. Andiamo avanti di uno. Ok, ce l'ho fatta, ho creato un nuovo buco. Tutti i nostri oggetti illegali li metteremo dentro questo tunnel. Perché parla le guardie? Ma bastardo, sta urlando che... No! Non sto scappando! Traditore bastardo! Oh, si è rotto un altro cucchiaio. Code red, codice rosso. Ma tanto nessuno ti caga, stai delirando, Amegu. Amego, tu stare delirando. Amego, to delirare. Se potessi, gli infilerei un calzino in bocca. Proprio quelli là che sanno da formaggio. Sono arrivato tardi, quindi non so di cosa abbiano parlato. Però, ragazzi, stiamo facendo progressi. A forza di cucchiaiate, ci stiamo scavando una via per scappare fuori dalla prigione. E adesso che c'è la mensa, ce ne saranno tanti altri di buoni cucchiai per noi. Che di certo non useremo per i cereali, ma per qualcos'altro. Quindi, eccoli qua. Ma il mio obiettivo primario è sempre una pala. E qua no. Che c'è una scala e potrebbe tornarci utile più avanti. E ovviamente se avete qualche consiglio non tardate a scrivermelo qui sotto nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!